prima ancora, con Trasmissione Lazio, quelli che hanno portato il calcio a Roma. Buonasera, salve. Che bella! Buonasera. Intanto grazie perché la terza volta che discutere mi fa molto piacere, intanto ringrazio Fabrizio, perché non è facile organizzare queste cose. Io dico sempre che la radio privata a Roma, io da 35 anni, da fine anni 70, quando c'era un editore che mi ha consegnato le chiavi della radio, solo il palazzo sentiva questa radio, poi chiudeva e me ne andavo a casa. Da quel giorno, insomma, ho cercato di insistere e bene o male, insomma, sono tutti i capelli bianchi e ci sono in parte riuscito. Io da con Palazzo, lo sapete, da tantissimi anni, dico che soltanto una cosa, io dirigo un giornale, la serietà da 30 anni, faccio telegrammi su Mediaset, in Campagna Bella, faccio una televisione di Roma. Ma il fascino della radio è qualcosa di incredibile. Dico che finirò a fare la radio perché io credo che sia una cosa fantastica. Volevo ringraziare però tanti ascoltatori, i miei ascoltatori, ma soprattutto gente che ha navigato con me per tantissimi anni. E volevo fare un nome su tutti che io lo ascoltavo tutte le mattine, chiamavo in diretta, lui mi dava spazio. Oggi dico, anzi qualcuno dice che ho preso l'identità di questa persona, è troppo. Lui era Gianni Erson, che è stato il primo a Roma a fare il certo di Roma. Anch'io voglio ringraziare Francesca Colosanti, Francesca era una ragazza d'oro piena di idee e ci ha colpito tutti questa sua mancanza, e anche a Francesca, nonostante la fede di Giallorossa, era una ragazza straordinaria e piena di idee. Anche a Francesca va il nostro tributo. Un applauso anche a Francesca che è una... Grazie a te Guido, ma prima stavo dicendo una cosa sulla radio, no? È affascinante, ma nello specifico che cos'è che ti entusiasma più tanto? Allora, innanzitutto il microfono di radio, voi sapete che c'è tanto traffico, noi siamo stati anche fortunati, avete tutto questo traffico, tanta gente rimane con noi per tantissime ore. E il fascino della radio non si spiega, è soltanto che quando si accende un aereo oppure quando ti arriva la diretta, anche lo stesso ascoltatore di quasi tutti i giorni è sempre affascinante. È una cosa che non si può spiegare. Io vi dico che ancora mi emoziono. Prima quando mi avete chiamato, mi stavo alzando la sedia, ancora sentivo, diciamo, l'emozione, io sono poi più di 50 anni, cioè, insomma, se ancora emozione, se ancora vai in radio la mattina e fai quelle 4 ore con tanto entusiasmo, significa che la forza mi ha dato proprio questo bene, radio che vada dopo. Complimenti. Grazie a te. A premiare è la nostra Janet Denatis. Di dare questo premio, anche perché secondo me la radio ha davvero un fascino particolare, un fascino incredibile, perché persino io ad esempio che non sono un amante del calcio, quindi non ne voglia nessuno, però quando lo sento in radio e sono per traffico, almeno se lo eviterei, devo dire che sono affascinata da questi commenti, da questi conduttori che molto spesso sanno rendere tutto così dinamico, divertente, intervescente, e poi ci fanno conoscere anche il loro carattere, le loro caratteristiche, ci fanno divertire, ci fanno a volte commuovere anche con i loro sentimenti, quindi bravi a tutti i conduttori. Complimenti. Io voglio dire una cosa, come mai, Radio 6, il direttore di Volanti, che è stato geniale per la Radio di Lazio, questa città straordinaria. Siamo in un posto di cantino. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Sono stati tutti che significa. No, per lui l'ha studiato. No. Vabbè, la fede. Infatti facciamo anche un applauso al nostro Fabrizio Pacini. No, continua a fare meditare, perché lei televisione, teatro e un progetto del Roma Web Festival. Esatto. Sto lavorando su una direttrice artistica di una festival molto bello, interessante, innovativo, che si occupa di web series a settembre, 27, 28, 29 settembre, qui a Roma, nel Teatro Golden. Potremo essere tutti insieme per questo evento unico, direi.
computer e tra poco anche su Rai 2, sulla Rai, sì, perché anche loro si stanno interessando molto a web series come ad esempio Una mamma imperfetta, che adesso è su Corriere.it, insomma tanti prodotti veramente carini e innovativi, ma per chi volesse, non so se qualcuno è un appassionato della rete o un filmmaker o una videomaker, si possono tutti iscrivere al nostro sito che è www.romawebfest.it e c'è un concorso e poi potremo vedere anche i vincitori a settembre. Come no? Grazie a te. Ringraziamo la nostra Giovanna che consegna il premio a Guido De Angelis Radio 6.